Benvenuti ragazzi, benvenuti a questa nuova guida, nuova nel senso che è veramente nuova e non nuova di un vecchio gioco che avevo già fatto, ma questa è proprio nuova. Benvenuti a Paperino, Operazione Papero, al massimo della sua percentuale, completamente in italiano. Allora, ci sono diverse versioni di questo gioco, penso che lo saprete tutti. Quella che io sto giocando e che completerò è la versione per PlayStation. Quindi andiamo, nuova partita, godiamoci l'intro e il let's play possibilmente. Paperino, Operazione Papero. Era da Sonic Adventure DX questo giugno che non facevo nuovi giochi. Inizia così la nostra avventura. Paperina è stata rapita da Merlock. Per chi non lo sapesse, Merlock è un antagonista apparso in DuckTales, la serie animata con Zio Paperone, più il film di DuckTales. Infatti, stando ad alcuni appassionati dei paperi, Paperina Operazione Spapero si svolge dopo DuckTales. Allora, andiamo! Dunque, Gastone ha usato la macchina per primo e ha consumato tutta l'energia, lasciando il povero Paperino indietro a fare un'avventura pazzesca, un'avventura in cui ci incazzeremo un sacco. E andiamo quindi al primo mondo, Monte Papero. Qui abbiamo. Qui, credo sia qui. Qui è quello rosso, qua è quello azzurro, mentre qua è quello verde, se non mi ricordo male. Parliamo un attimo col nipotino. Parla di lampadine, orologi, ma perché i dialoghi sono stati ripresi dalla versione DS64, dalla versione 64, Nintendo 64. Per cui ci sono un po' di incongruenze quando parlano. Allora, il limitare della foresta. Andiamo, Paperino, smettila di sognare Paperina. Siamo al primo episodio, di certo non la salveremo adesso. Ma ci vorrà un bel po'. Allora. Dicevo, quando parlano i personaggi, cioè i dialoghi sono stati ripresi direttamente dalla versione Nintendo 64 barra PC, che è più curata nei dettagli di questa per la PlayStation.
Infatti adesso, quando, ecco, parleremo con Archimede nel primo livello, ci saranno un po' di incongruenze a bizzeffe, dai, sentiamole. Salve di nuovo, Paperino! Ti piace il mio schermo omatico compatto? No, fa cagare. È utile quando vado in vacanza. Comunque, prima di iniziare, lascia che ti dia un consiglio. Visita tutti i miei schermo omatici compatti e ognuno di essi ti darò delle nuove indicazioni. Andiamo. Questo gioco è infinitamente simile a Crash Bandicoot per molte cose, collezionabili, gameplay, prove a tempo. Proprio lungo la strada troverai delle super stelle, raccogliene 100 e riceverai una vita extra. Ci sono tre tipi diversi di super stelle, gialle, blu e rosse. La stella gialla equivale a una stella normale. La stella blu si trova nei dispositivi che manderò in tuo aiuto. Te ne parlerò dopo. E vale 5 stelle. Sì, ecco, già infatti, come avete notato, il parlato non equivaleva allo scritto. Perché in effetti poi Archimede ha detto appena una cosa sulle stelle blu che vi spiegherò meglio più avanti. Vuoi imparare a saltare davvero in alto? Il trucco è quello di compiere un doppio salto. Premi il pulsante per saltare. Poi, mentre sei ancora per aria, premilo di nuovo ed effettuerai un doppio salto. È facile, devi solo allenarti un po'. Sì, grazie Archimede. Pulsante di salto per saltare, non l'avrei mai detto. Sei il mio salvatore, grazie mille. Oh, eccoci alle scatole, vai. Lungo il percorso troverai anche delle scatole magiche che ti aiuteranno durante il viaggio. Sono di due tipi. La scatola a terra si chiama balzerella e quella in aria quadralato. Aprile quando passi accanto a loro e riceverai un utilissimo dono. Allora, Archimede prima ci aveva parlato delle stelle blu che escono dalle scatole e dobbiamo essere veloci ad acchiapparle perché sennò scompaiono. Però, guardate, qui escono semplicemente stelline gialle e abbiamo tutto il tempo per raccogliere. Questo perché ancora una volta sono basati sulla versione Nintendo 64 e PC per i dialoghi. Infatti in quelle versioni le scatole rilasciano stelle blu che scompaiono dopo un po' invece che le gialle che vediamo qui. Allora, oh, un altro. Senza dubbio, questo robottino lo abbiamo benedetto un sacco io e mio fratello quando giocavamo alla versione PC. Allora, eccoci qua, checker. Ah, qui c'è un altro schermo matico compatto. Paperino, vuoi sapere come dovrai affrontare i nemici? No. Ok, andiamo adesso ad ammazzare quella puzzola. La puzzola, cosa curiosa, è diversa da versione a versione. Nella versione PS1 è bipede e saltella su due zampe, mentre nella versione per PC è quadrupede e non saltella. Oh, ecco il milkshake. Va bene, andiamo. Il frullato milkshake ci farà diventare, ecco, Iper Paperino. Iper Paperino è invincibile, ecco, e cioè distrugge tutte le cose, ecco, sul suo cammino senza bisogno di attaccare. L'effetto è breve, ma vabbè. Ah, ecco un altro utile collezionabile. Lungo il percorso c'è uno dei libri degli incantesimi di Merlo. Merlo usa questi libri per lanciare malefici incantesimi sui giocattoli dei nipotini, rendendoli così intoccabili. Se colpisci il libro, l'incantesimo verrà momentaneamente spezzato
sì, facendomi giocare a un livello mortale in cui devo correre per la vita. Che discoli tre nipotini. Allora, ecco il libro di Merlock. Colpiamolo per attivare il timer, in questo caso 5 secondi, e prendere il giocattolo che sta più avanti. Eccolo lì. Vai, preso il primo giocattolo. In ogni livello ce ne sono tre, dobbiamo raccoglierli tutti per sbloccare il livello inseguimento che ci sta in ogni mondo. Un altro checkpoint e un altro libro, andiamo. No, guardate, le soundtrack di Paperino Operazione Papero, quella PlayStation 1, sono fantastiche. Lancio e sconfiggetelo con un calcio, non si batte a pugni, si è voltato verso Paperino. Allora, ecco che abbiamo. Dai. L'ultimo giocattolo, e quella è la sfera d'energia. La sfera d'energia ce n'è una in ogni livello, bisogna raccoglierla per accedere al boss. Molto simile a Crash Bandicoot come giocabilità, come collezionabili, come tutto. Infatti, vediamo la sfera. D'accordo, il limitare della foresta era semplicemente il livello tutorial semplicissimo, cioè io ci ho messo tanto perché ho voluto far ascoltare i dialoghi, eccetera, perché in questi nuovi let's play che sto facendo dal Let's Replay di Spirito ho deciso di far sentire i dialoghi, non saltare e non parlarci sopra. Così da, non lo so, anche se c'è il mio commentary, ci si immerge un pochino di più nel gioco, sapete? Vai, però è risaputo che la gente preferisca i walkthrough non commentati a quelli commentati. Comunque ragazzi, per questo primo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!